A Villa Lamparelli, nel borgo di Sovereto a Terlizzi, sono stati festeggiati i primi 50 anni dell'azienda fondata nel 1973 da Mario Vendola, imprenditore passionale e visionario. Per l'occasione hanno partecipato tanti amici della famiglia, tra cui anche il comico Uccio De Santis, protagonista di un momento di puro divertimento. Nel corso della serata sono stati raccontati 50 anni di storia, partiti da un piccolo laboratorio nel centro di Terlizzi, dove Mario, supportato dai suoi genitori, iniziò a produrre e distribuire articoli d'abbigliamento per neonati. La Fran Van, così si chiamò all'inizio l'azienda dai fratelli Vendola, nel 1992 fu affidata a suo figlio Pasquale, che appena ventenne prese in mano le redini e insieme a Paolo, Michelangelo e Rosanna, facendo tesoro dei consigli e degli insegnamenti del padre, ha portato l'azienda ad un successo globale. È partito da un piccolo laboratorio, una piccola bottega gestita dai miei genitori, i miei nonni e i miei zii, veramente un laboratorio artigianale che poi nel tempo, grazie all'intraprendenza dei miei genitori, fondamentalmente anche di mio padre, si è sviluppata sempre di più. E poi negli anni, grazie veramente a dei genitori che sono stati bravissimi nel cedere il testimone subitissimo, noi figli abbiamo gestito con successo questa crescita che in questi 50 anni si è manifestata con un'azienda di dimensioni importanti. Nel 2023 l'azienda diventa nel frattempo Zero e Co, con 30 milioni di fatturato e vive di una forte espansione a livello internazionale con oltre 2200 negozi. Insieme a Pasquale, il nostro amico imprenditore, abbiamo lavorato insieme, è stato un bel connubio, quindi sono felice di essere qui e festeggiarli. È una bella eccellenza, un'altra bella eccellenza del territorio che ha regalato mezzo secolo di operatività a questo territorio. Io passeggio per la città in cui vivo, Roma, e mi capita spesso nelle più importanti boutique di vedere i prodotti di questa azienda di Terlizzi e ne sono orgoglioso.